No, cioè, no, Matteo, no, cosa sì, sì. Stai facendo? Qui non c'è. Sto cercando un foglietto. Sto cercando. Che cazzo di foglietto? Sto cercando un foglietto dove ho scritto sicuramente il tema di un episodio. Ogni volta lo perdo. Vabbè, però ora non abbiamo tempo, è ora di andare. Beh, ho capito, però un secondo. No, secondo me da qualche parte è. Una volta. Eccolo qua, andiamo. Dai, dai. Ok, ci siamo. Ce l'ho. Oggi parliamo della differenza tra ora, volta e tempo. E vai. Ora significa letteralmente hour e la usiamo per parlare di un punto specifico, per esempio per parlare di che ore sono. Che ore sono? Non lo so. Le 11 e 23. Da non confondere con che tempo fa, che è totalmente un'altra domanda perché parliamo del tempo meteorologico, quindi nuvoloso, soleggiato. Quindi se stiamo parlando di questo, la domanda corretta è che ore sono? Oppure a che ora? Puoi chiedere a che ora succede qualcosa, come in questa puntata dove abbiamo chiesto alle persone a che ora ti svegli? A che ora ti alzi di solito? Purtroppo presto perché devo andare al lavoro, ma il fine settimana quando non lavoro riesco a tirare un po' più avanti, quindi verso le 11. Ora si riferisce a un momento specifico e quindi diciamo anche è ora di. È ora di fare un po' di pratica. Katie, è ora di passare l'aspirapolvere. Mi dispiace, non posso. No, no, perché? Sto facendo i miei esercizi di italiano. Esercizi di italiano? E dove li hai presi? Praticamente per ogni puntata ci sono un sacco di materiali in più per imparare meglio l'italiano, come esercizi, audio lento, spiegazioni grammaticali. Ah, interessante. Come posso avere tutti questi materiali? Facendo parte della nostra comunità Patreon. Se vuoi saperne di più, clicca il link in descrizione. Io direi che è ora di passare alla al prossima parola. Che è volta. No, sbaglio sempre, tutte le volte. La prossima parola è tempo. Che è interessante perché cos'è il tempo? È un po' difficile da spiegare. Senti, io ci sto provando, ma come faccio a spiegare il tempo? Direi che forse non è il caso di spiegarla proprio qui ora. Però in realtà sappiamo tutti cos'è più o meno, nel senso che è quella cosa invisibile che passa mentre stiamo facendo altre cose, che ci fa invecchiare. Non si può contare, semplicemente sta lì, come tempo e spazio. E parliamo spesso di tempo nella vita quotidiana. Sì, il tempo passa velocemente, passa lentamente, o non c'è tempo, o abbiamo tempo. A volte ancora ci riferiamo al tempo come una risorsa. Il tempo è denaro. Per esempio. Oppure non ho tempo, o hai tempo di passare da casa? O come scusa, vorrei venire, guarda, mi piacerebbe tantissimo, ma non ho tempo. Non ho tempo. Non ho tempo. Poi c'è il tempo libero. Ne vorremmo tutti di più. Non è mai abbastanza. E poi il tempo, in quanto risorsa, si può perdere. Si perde tempo a fare qualcosa. Per esempio, ieri ho perso tantissimo tempo a cercare quel maledetto foglietto dove ho segnato la mia idea. Quando ti diverti, il tempo vola. Siamo stati a Como perché avevamo una mostra di lavoro nostro e poi, siccome dovevamo riprendere il treno da Milano per tornare a Roma, abbiamo fatto una notte qui. E ci piace sempre, insomma, passare un po' di tempo a Milano. Ultimamente sto molto a casa, i primi anni che ho passato a Milano uscivo molto, però ultimamente passo più tempo a casa mia.
Ho dovuto rinunciarci per mancanza di tempo, ma 8 anni fa i miei ritmi di vita sono cambiati e quindi la scelta del cane è stata automatica. Passare il tempo a leggere, a meditare, e a godermi un po' la natura, insomma, magari anche con altre persone che passano il tempo senza il telefono. Sì, anche io preferisco, non mi piace perdere, diciamo, parte della giornata a letto. Preferisco trovare qualcosa da fare e occupare il tempo. Mentre il tempo non si può contare, il tempo è quanto tempo? Tanto, poco, molto. Volta si può contare, quindi una volta, 2 volte, 3 volte. Si riferisce a un'occasione, quindi il numero di volte che fai o che hai fatto qualcosa. Classico inizio di tutte le favole, di tutti i racconti è c'era una volta. Io sono di Napoli ma non vivo a Napoli, quindi per la prima volta dopo 4 mesi sono rientrato in città ed è grandioso. La prossima volta che andate al mare. E lei con me non ci viene. Ah no? E quando è l'ultima volta che hai usato la parola prendere? 10 minuti fa, perché siamo andate a prendere un caffè. Giusto. Non lo so, nel senso sono stato in Germania solo una volta di passaggio e non ho mai avuto contatti particolari con i tedeschi, quindi non ho avuto modo di verificare, però mi sono sembrati ospitali quando sono andato là. Se ci avete seguiti fino adesso e non volete lanciare il computer fuori dalla finestra, allora questo piccolo intermezzo vi può interessare. Per queste 3 parole ci sono delle situazioni specifiche un po' strane. Per esempio, tempo e volta possono essere usati entrambi quando si parla del passato, le cose non sono più come una volta, o puoi anche dire le cose non sono più come un tempo. Come sapete, posso dire è ora di fare qualcosa, per esempio è ora di partire, ma posso dire anche è tempo di partire. La differenza è che è ora di vuol dire che proprio devi partire in quel momento, è tempo di è molto più largo e puoi partire adesso ma anche tra 2 settimane, perché è tempo di andare. Ultimo piccolo approfondimento: il tempo può essere contato nello sport. Primo tempo, secondo tempo, oppure chi corre, per esempio, o chi comunque gareggia contro un tempo, cerca di migliorare i suoi tempi. Riassumendo, ora si riferisce a un punto specifico, per esempio che ore sono, oppure è ora di fare qualcosa. Il tempo è quello generico che passa e non si può contare. Volta invece si può contare, si riferisce al numero di volte che hai fatto qualcosa. Una volta, 2 volte. Tante volte. È ora di andare, ma questa volta vogliamo lanciarvi una sfida. Avrei voluto inserire anche tempo in questa frase, ma non ci sono riuscito. Voi ci riuscite? Scrivete nei commenti una frase con volta, ora e tempo. Ciao. Ciao.